Senti, invece per quanto riguarda sto Robin Hood, tu ne hai sentito parlare? No, è la prima volta. Non hai sentito niente, lo conosci, hai visto qualcosa? Lo leggo sempre, quando si attiva l'RSS lo leggo. Quindi dimmi dal lato Giorgio Tave cosa sai, cosa apprezzi, cosa non apprezzi. Sì, io apprezzo tantissimo i contenuti di Robin Hood, come penso tutti gli utenti di Robin Hood apprezzano i contenuti. Sono completi, non è il semplice articolo, ma ti fornisce video, ti fornisce link di approfondimento. È un momento di approfondimento personale e culturale sull'argomento che Robin Hood posta. Quando Robin Hood fa un articolo, sai che puoi andare lì, leggerlo e formarti sull'argomento. Hai gli strumenti per formarti. Quello che forse si può migliorare è l'aspetto partecipativo degli utenti, la comunità di Robin Hood, fare più comunità tra gli utenti di Master New Media. Beh, questo, ma tu non sai che oggi noi ti abbiamo invitato qui in questo posto speciale per fare un annuncio particolare? Sapevo che nell'aria si diceva di un forum, mi hanno detto, però questa notizia... Vuoi darla tu questa notizia? Ma mi è arrivata, ma è vera? È vera. Quando, ma è già online? No, aspettiamo l'annuncio di Giorgio. Ah, quindi lanciamo il forum, sì, di Master New Media? Fare l'annuncio, sì. Cioè, chi meglio di te poteva annunciare? Di cosa parliamo nel forum? Di quello di tutto che quello che c'è in Master New Media. Cioè, come diventare dei publisher, c'era professionisti, online, degli editori bravi a tutto tondo. Quindi da... Tu forse sei più SEO, webmaster tecnico, io sono un po' più quello che non c'ha la conoscenza tecnica e vuole aprire il sito, c'ha il blog ma non sa come far andare. Quindi poi dovrà magari venire anche da te, ma nell'insieme... C'è senso quello che dico? Senso, tantissimo. Quindi annunciamo il forum di Master New Media. Annunciamolo. Quando è online? Nel momento che tu lo dici. È già online il forum di Master New Media. Evidentemente, quindi, se lo sta annunciando deve essere già online. Deve essere già online, quindi iscrivetevi, quindi condividete. Quindi dammi, no, la URL dacci, oh. masternewmedia.com/it/forum. È stato vicino? Pochino? Allora, forum.masternewmedia.org/it, perfetto. Anche com/it non so se funziona, ma come non funziona? Vabbè, quello solito dove vai dell'Italia. Poi ci metti un altro slash e possiamo fare robin-good-forum-italia. No, è così? No, perché siamo ancora in tempo a cambiarlo. Sentiamo l'esperto, come dovrebbe essere? Secondo me io farei sottodomini, ti spiego perché. Dicelo. Facendo il forum in una sottocortella, tu esci su Google con tutte e due, mi spiego. Cercando, ad esempio, tu oggi vai sul tuo forum e posti una news relativa, sì, all'email marketing. Sì. Poi c'è il tuo articolo fantastico su, sì, Master New Media, che parla di tutto l'email marketing, sì, ci sono i video, le risorse. Su Google è capace che esce prima il forum e poi ti sparisce la news che hai messo sul sito, perché sono sulla stessa cartella. Se tu fai il forum in un sottodominio, per esempio forum.masternewmedia o forum.it.masternewmedia.org, quando cercheranno email marketing usciranno prima i due risultati ad esempio di masternewmedia.org e poi sotto altri due risultati di forum.masternewmedia.org. Sempre sotto usciranno se tu lo fai in un sottodominio? No, può essere che dipende quale è più popolare, ecco, dei due domini. Può comunque vincere. Può comunque vincere, però hai quattro possibilità di apparire nelle posizioni, mentre se metti il forum nella cartella ne hai solo due. Ripetici perché quattro e non due. Allora, usando le cartelle, sì, quando si cerca su Google, Google associa la cartella al dominio stesso. Chiaro. Quindi quando si fa una query normale, Google più di due risultati per un dominio non mostra. Ah, adesso ti ho capito. Più di due risultati non mostra, quindi avendo due domini, esatto, distinti puoi avere quattro risultati al meglio delle possibilità. E soprattutto puoi targetizzare i tuoi risultati, perché magari per te è più conveniente che arrivino sull'articolo e non sul forum. Quindi è staccato il target, tu dividi completamente il target, che secondo me è importante. Quindi la URL del forum appena annunciato sarebbe? Dovrebbe essere. Giusto. Forum. Punto masternewmedia.org. Più piano, tipo formazione. Però sto pensando, perché tu hai più lingue. Ho più lingue. No, però adesso abbiamo solo l'Italia attualmente al forum. Però devi pensare in futuro. Giusto. Quindi dobbiamo impostare una strategia già da adesso per il futuro. Pensiamola. Secondo me la migliore è Forum It. Forum Italia? Forumitalia.masternewmedia.org.
e poi Forum International, e poi Forum Latino, Forum quello che è. A me va bene, a te? Gli ascoltatori dicono sì. Forum Italia. Forum Italia. Masternewmedia.org. Già quello ci dovrebbe andare a posto, senza nemmeno mettere poi slash it. Esatto. Poi quello inglese lo chiamerei forum, normalmente, senza aggiungere niente. Giusto. Forum.masternewmedia.org.